ex chiesa di San Francesco, dove abbiamo realizzato come gruppo astrofili, con il contributo di altre tante persone e grazie ovviamente alla meditazione comunale, una meridiana, cioè un orologio solare particolare che ci può dare tante informazioni riguardo alla misura del tempo, all'inclinazione dell'asse terrestre e così via, che è un grande quindi valore didattico. Siamo vicini al transito, fino a pochi minuti fa il cielo era nuvoloso e quindi non si vedeva niente, adesso è venuto sereno e quindi cominciamo a fare questa breve descrizione, spiegazione di questo strumento particolare. Qua abbiamo Mauro Pagnoni, che è l'assessore alla cultura del comune, a cui lascio la parola. Mauro, così. Buongiorno a tutti. Bene, spero che siano in tanti a vedere questo video, perché questo è davvero un momento straordinario, l'inaugurazione e il vedere il funzionamento di questa meridiana, che è uno strumento importante che arricchisce arricchisce San Giovanni, arricchisce tutta la cittadinanza, uno strumento che porta un grosso contributo dal punto di vista culturale, scientifico e storico. Oggi tradizionalmente è il 21 giugno, quindi oggi è il 21 giugno e tradizionalmente è l'inizio dell'estate, quindi mi sembra proprio un bel momento per celebrare il sole, per celebrare la terra, ma per celebrare anche l'uomo, perché quello che vediamo adesso sarà il funzionamento di una meridiana, dove appunto diciamo che riassume come l'uomo negli anni, nei millenni, ha osservato i fenomeni naturali, li ha studiati e grazie alle leggi che ha imparato su questi fenomeni è riuscito a costruire degli strumenti per sfruttare questi fenomeni naturali. Aggiungo che forse oggi sicuramente celebriamo anche la nostra città, il valore aggiunto importante che ha la nostra città, che è la rete di collaborazione tra il comune, i cittadini e le associazioni. Le associazioni, non finisco mai di dirlo, sono un bene preziosissimo della nostra città, noi ci teniamo molto e questo è un esempio importante proprio di come il frutto, il risultato di come una collaborazione costruttiva col mondo dell'associazionismo, in questo caso sul gruppo Astrofili, porta a fare, come diceva Romano Sara che mi ha preceduto, grandi cose. Lui lo ripete sempre ed è vero, se questa collaborazione rimane così sinergica si fanno grandi cose. Quindi davvero il mio ringraziamento va al gruppo Astrofili e ai nostri tecnici comunali che hanno davvero lavorato in grande sinergia con loro per costruire questa bella cosa. Lascio la parola adesso al dottor Paltrinieri, che vi spiegherà il funzionamento della meridiana. Grazie. Buongiorno, sono Giovanni Paltrinieri, esperto specialista di meridiani e orologi solari, in cui presentiamo oggi una nuovissima meridiana appena realizzata, appena terminata. La meridiana che cos'è? Rispetto all'orologio solare, che indica molte ore del giorno, quelle che noi vediamo normalmente tracciate sulle pareti delle case, la meridiana vera e propria è quella che indica l'istante solo del mezzodì, non altri momenti del giorno. Qui ci troviamo in un momento particolarmente significativo, quindi ieri e oggi siamo nel solstizio. L'immagine che noi vediamo proiettata al suolo del sole viene da un foro praticato sulla facciata della chiesa, cioè si è realizzato un punto scuro con un foro al centro. Questo foro consente ai raggi solari di entrare all'interno della chiesa, di proiettarsi al suolo, disegnando la vera immagine del sole. Se oggi ci fosse un'eclisse di sole, noi vedremmo una parte di sole sparire, mancare. Mancano pochi minuti affinché l'immagine del sole vada al centro di questa piastra e indichi il vero istante di mezzodì. Ma qui la vediamo fra qualche minuto, poi domani, dopodomani, i giorni ancora, il sole comincia lentamente a scendere, non è più così alto come oggi, e nello scendere l'immagine si inclinata va sempre più lontano. Un mese fa e anche fra un mese sarà sopra a quest'altra piastra, andando indietro, andando proseguendo, cioè risale
questa linea meridiana. In poche parole, se qui nella Chiesa non avessimo questa struttura, proseguirebbe costantemente andando avanti come è in San Petronio, la meridiana di San Petronio. Qui tutti i giorni attraversa sempre in questo modo e risale sulla lesena. La lesena anche in questo caso viene interessata dal sole fino lassù in alto, sopra alla linea meridiana ci sono collocati alcuni dischi che indicano alcuni momenti importanti della vita astronomica e religiosa nel corso dell'anno. Ecco che ormai siamo al mezzodì, il sole riesce, seppur un po' debolmente perché c'è qualche nuvoletta, ma sembra si comporti bene e quindi ci regala un istante esatto della sua posizione. Ancora un minutino e troviamo l'istante del mezzodì. Pian piano. Ecco, questa meridiana, mentre noi stiamo attendendo il sole, qualche parola bisogna spenderla, questa meridiana ha un foro a 13 metri e mezzo, quella di San Petronio a 27, quindi volutamente per cercare un rapporto intelligente fra questa meridiana e quella di San Petronio, questa è la metà di quella di San Petronio, come altezza foro pavimento. Ecco che sì, si fa fatica perché il sole non è molto molto forte, ma diciamo che ci siamo completamente sopra e quindi questo è l'istante del mezzodì di oggi. Domani, ripeto, lo vedremo appena più indietro, poi più indietro, poi più indietro, fra un mese da oggi su questa piastra, poi l'attraversa sempre più avanti e risale. Questo pannello posto alla base di questa colonna ci mostra un po', intanto ci dà una spiegazione sommaria del funzionamento di questo strumento e là ci mostra il foro da cui entrano i raggi solari e le proiezioni lungo la linea verticale di queste piastre. Queste piastre, che quella più in alto è dedicata al 4 ottobre, 4 ottobre San Francesco, e quindi l'ex chiesa dedicata a San Francesco c'entra perfettamente il luogo, ma il 4 ottobre è anche San Petronio, quindi c'è una doppia festività. In più l'8 settembre abbiamo la Natività della Maria Vergine e in più abbiamo altri segni dello zodiaco. Questi due sono quelli in terra e gli altri li troviamo. Ad esempio, il giorno in cui il sole entra nel segno della Vergine oppure del Toro, siamo esattamente con l'immagine del sole, via via lo centra e poi si sposta. Quindi andiamo dalla primavera, arriva l'estate e dall'estate arriva l'autunno. Sono mancati solo alcuni mesi in quanto appunto il sole e l'architettura non ci consente di vedere il sole quando è molto basso. Un'altra cosa da dire molto importante, io questa meridiana la dedico. Sì, ecco, adesso si vede un po' meglio. Si vede un po' meglio, l'abbiamo visto prima, ma adesso si centra, anche se il sole, ripeto, non è eccezionalmente forte. Però ecco, adesso siamo già nel pomeriggio, perché abbiamo passato l'istante del mezzodì, inteso come centro dell'immagine. Noi vediamo che addirittura la piastra del solstizio ha una doppia, un doppio disegno. Dalla parte sinistra abbiamo il disegno del granchio, metà granchio, e dalla parte opposta, perché è il 21 giugno, 20-21 giugno, sul lato destro, siccome dal 21 al 24 il passo è breve, c'è la festa di San Giovanni Battista. Quindi noi festeggiamo su questa piastra sia il solstizio estivo e sia la festa di
di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista viene messo in questo luogo con il 24 di giugno per un motivo fondamentale. Quando chiedono a San Giovanni Battista: sei tu il Cristo? Lui dice: no, non sono io e non sono neanche degno di sciogliere i calzari, ma è giusto che quando egli verrà, egli cresca e io cali. E difatti appunto il giorno del 24 giugno il sole comincia a calare, come invece il 25 dicembre, quindi vicino al 21 dicembre attuale, i giorni cominciano a ricrescere. E stavo dicendo prima, abbiamo questa meridiana, idealmente la possiamo dedicare ad un grande scienziato domenicano, Egnazio Danti, che è stato nei Musei Vaticani. Si trova un lungo corridoio di 130 metri con tutte le mappe di tutte le regioni d'Italia. Queste le ha realizzate Ignazio Danti, che è stato anche alcuni anni a Bologna e aveva avuto l'incarico dal Vescovo di Bologna di fare tutta una serie di schizzi di paesi, di case, di palazzi nel circondario bolognese. E lui era capitato anche a Bologna, c'era, ma si era spostato, ed è venuto anche a San Giovanni del Seicento. Quindi lui fu addirittura quello che inventò questo tipo di meridiana, cioè la meridiana camera oscura. Quindi c'è un legame molto forte. Fu il primo che all'interno della Basilica di San Petronio realizzò la prima meridiana, che 80 anni dopo, per motivi di ampliamento della chiesa, venne ricostruita in maniera diversa e maggiore da Giovanni Domenico Cassini nel 1655. Quindi evviva il solstizio, evviva la meridiana di cui, vedete, il tempo inesorabile ci scappa dalle mani. Noi stiamo parlando del tempo e il tempo se n'è già andato. Quindi tanti saluti, buon solstizio estivo. Romano Serra, adesso ve lo passo, che anche lui ha da dirvi alcune belle cose. Ecco, allora ringrazio ovviamente Mauro, ringrazio Giovanni per la descrizione, e Giovanni per la descrizione della struttura, e Mauro appunto a nome del presente. Voglio dire solo due parole, cioè che questo è uno strumento didattico, è un grande strumento didattico. Con questo oggetto possiamo verificare molte cose, dei moti dei cieli, in realtà dei moti della terra. Per fare un esempio, oggi Giovanni prima parlava dicendo: se oggi ci fosse stata l'eclisse, ma un'eclisse oggi c'è stata, ed è stata un'eclisse anulare, perché la terra è lontana dal sole, la luna è lontana, quindi il sole non è stato completamente coperto. Io, scusate, arrivo, vi prendo un paracchino, qua vicino, è una diretta un po' così, Guardate, intanto vi mostro appunto l'eclisse di stamattina, di oggi, al momento del solstizio è stata un'eclisse anulare, questo viene da Dubai, dove i nipoti capita là. Comunque, detto questo, un'altra cosa fondamentale è questa, che oggi è il solstizio. Ora, noi possiamo dire che la Terra ha questa inclinazione dell'asse, 23 gradi e mezzo attualmente, perché il Sole è arrivato fino a questo punto. Cioè, adesso non è diventato complesso raccontarlo con l'equatore celeste e le altre misure, gli altri cerchi orari che ci sono in cielo, però ricordatevi questo, ho associato l'immagine del mappamondo al solstizio estivo, e noi possiamo dire che la Terra è così perché il Sole era qua. Poi magari ne possiamo parlare con calma. Seconda cosa, noi possiamo, avete visto, nella meridiana ci sono tutte queste zigrinature. Queste ci danno la misura dell'anno tropico, cioè dell'anno misurato in base al vero moto della Terra, che considerata è considerando la precessione, cioè la oscillazione dell'asse di 26.000 anni. E lo si può misurare sempre dalla meridiana. In questo modo noi andiamo anche a costruire gli astrolabi. Qui c'è un bel astrolabio sempre realizzato da Giovanni, questa qua è una meridiana che ha studiato e progettato Giovanni Paltrinieri, è stata fatta come gruppo astrofili, anche Giovanni è del gruppo astrofili alla fine. Quindi, per dire, anche questo è uno strumento che adesso non sto a spiegare, però anche su questo ci sono tutte, si possono trovare
gli orari, i tempi che ci dà la meridiana. Possiamo verificarlo. La meridiana è l'orologio vero, l'orologio sicuro, perché va col moto della Terra. Questo invece è quello ovviamente calcolato, è il goniometro, è il calcolatore. Ancora, guardate, l'ultima cosa, una cosa che mi ha fatto chi di noi del gruppo Astrofili sa che è Tonino Setti, guardate la bellezza anche di questo oggetto, è una struttura fatta con la Terra e la Luna, e lo voglio mettere questo, vedete, ogni 28 giri di questi, 29 in realtà, c'è un giro della Luna. Se andiamo a vedere sul calendario, tra una luna nuova, una posizione fissa della Luna, primo quarto, luna nuova, insomma quello che è, si spassano circa 29 giorni. Queste misure che noi qua rappresentiamo con questo strumento, questo tellurio si direbbe in gergo didattico, diciamo, possiamo anche fare le eclissi, le fasi, così, però tutte queste misure noi le possiamo anche verificare sempre con la meridiana, per dire quanto è potente uno strumento di questo tipo. Noi abbiamo realizzato, grazie a Giovanni, questa struttura scimmiottando, tra virgolette, Santa Maria Novella, fatta a Firenze, usando il sistema del Dante, cioè in pratica usando un ognomone sostanzialmente nel rosone, oppure Santa Maria del Fiore, il Toscanelli, che lo fece nella Santa Maria del Fiore, uno strumento che è anche quello un punto gnomonico che ci dà l'indicazione del solstizio estivo sempre. Ecco, io con questo ho finito, qui abbiamo anche preparato un pieghevole, però è tutto ovviamente online, nel senso che adesso è tutto virtuale, poi in un futuro magari chi vuole lo mettiamo in cartaceo. Ecco, così, a questo punto io finisco questa diretta appunto ricordando che in questa struttura, questa chiesa sconsacrata, è una lunga storia, adesso è arricchita di questa meridiana, di questo strumento didattico che arricchirà ulteriormente tutto il museo che si sta allestendo con l'Università di Bologna qua a lato nel vecchio antico chiostro di San Francesco, dove un tempo c'erano le scuole medie dove c'era le croce. Vi ringrazio tutti, ringrazio Max Massarelli Luca Busi, tutti insomma per l'attenzione e per la diretta, perché non è facile, dico, organizzare queste cose qua anche perché c'è un audio che è quello che è, e quindi mi sono abbagliato abbagliato da una lampada di fronte a me, e così, ok, grazie a tutti, buona giornata.